senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te. Che arriva in questo momento, è partita la gara tra Cosenza e Real Rieti, subito la chiusura di testa di Marcelinho, la conclusione intanto tentata proprio da Maluco, rotella Real Rieti, Jeff Maluco, pallone ancora per Jeff, la conclusione, la risposta di rotella in calcio d'angolo, Jeff, il taglio di Saul, pallone per Maluco, la conclusione al volo, calcia malissimo però con il sinistro, riparte il Cosenza, ci mette il piede Zanchetta, pallone che diventa un assist per Scigliano, intanto qui Maluco prova ad arrivare sul secondo palo, in possesso 15 minuti 20 secondi, Zanchetta in avanti su Maluco che difende il pallone, lo scarica su Ghiotti. Calcio di punizione per il Real Rieti, 15 minuti, 11 secondi. Jeff sul secondo palo per Maluco, poi Jeff ancora al volo. Intanto ancora il Real Rieti che colpisce il palo, poi arriva Zanchetta. Su di lui in anticipo Marcelinho. Il taglio di Serpa, chiede l'isolamento Saul, il pallone per la conclusione di Zanchetta. La bella risposta di rotella in calcio d'angolo. Chiedeva il fallo di Marcelinho, Jeff recupera, pallone sul secondo palo per Serpa. Altro palo colpito dal Real Rieti. Il pallone per Zanchetta che lo lascia rimbalzare. E poi cerca la conclusione. Real Rieti che prova a spingere anche la transizione. Saul, Zanchetta! Ancora la parata di rotella. Tressa, le finte su Maluco, mette il pallone dentro, poi arriva Scigliano. Pericoloso il Cosenza con Scigliano. Zanchetta, gran botta di sinistro. Quando mancano 10 minuti e 19 secondi al termine della prima frazione, Zanchetta parte la sua rincorsa, la conclusione che in avvio di primo tempo è stato salvato da Marcelinho. Tres prova ad andare, Micoli sul primo palo, ancora Jeff, il pallone resta lì. Ancora per Marcelinho, taglio in diagonale, Tres si appoggia su Scigliano. Pallone dentro Scigliano! Su di lui la pressione di Saul, se ne va Tres che prova il tiro. Nicoli, 2.35. Pallone per Jeff, dentro per Maluco, di ritorno per Jeff. La risposta di rotella in calcio d'angolo. 1 minuto 44 secondi, Zanchetta prova ad andare, il pallone per Jeff. Jeff vuole ancora Maluco che torna da Jeff, ancora la risposta di rotella, poi Zanchetta, il tiro ed il gol dell'1-1 realizzato da Sciuscia Zanchetta. 1 minuto 30 secondi, trova il gol del pareggio il Real Rieti realizzato da Sciuscia Zanchetta. Il Cosenza, Saul, la conclusione di Saul. 2 secondi, arriva adesso la sirena conclusiva della prima frazione di gioco, primo tempo che si chiude sulla parziale di 1-1 tra Cosenza e Real Rieti. Gol da una parte di Scigliano, dall'altra di Sciuscia Zanchetta. Noi ci sentiamo tra poco per la cronaca della ripresa.
È arrivato in questo momento il fischio dei direttori di gara, partito il secondo tempo di Cosenza Real Arieti. Viale Scigliano, Maluco in pressione, recupera Saul Maluco, la parata di Rotella. Maluco, lo scarico su Zanchetta, in calcio d'angolo, pallone per Saul, la puntata di Saul. Ghiotti in pressione, recupera il pallone, lo serve a Maluco, arriva Zanchetta, traversa colpita anche dal Real Arieti sul punto di battuta. Il movimento di Hector, il pallone per Jeff, dentro per Saul, pallone che resta lì, arriva Jeff, si salva ancora una volta la difesa della Cosenza. Pallone in rimessa laterale, pallone dentro per Hector. Ghiotti, Hector, ancora per Sciuscia Zanchetta che prova a difendere il pallone, alla fine lo perde, 3 contro 2 che si sviluppa. Amilcar, la risposta di Micoli. Jeffe, Zanchetta, pallone per Serpa, la parata di Rotella. Calcio di punizione battuto da Zanchetta, Sciuscia Zanchetta, il gol del 2-1 e la doppietta di Zanchetta. Si riporta, anzi si porta per la prima volta in vantaggio il Real Arieti, la doppietta di Sciuscia Zanchetta. Alla ricerca del pareggio Marcelinho, il tiro, la risposta di Micoli. Su di lui c'è Maluco, prova le finte tres, Maluco alla fine gli sfila il pallone, prova anche a spingere la transizione Maluco. Arriva Jeff ad aiutarlo, pallone per Maluco! Primo gol in campionato per André Cordeiro Maluco, è il gol che porta avanti 3-1 il Real Arieti. Tutto nasce da una palla recuperata in zona offensiva, assist di Jeff, gol di Maluco, Cosenza 1, Real Arieti 3. Marcelinho, le finte su Ghiotti, la conclusione di Marcelinho, sarà calcio d'angolo in favore della Cosenza, della Real Arieti. Hector per Jeff, la risposta di Rotella, ancora in calcio d'angolo, rimessa che sarà in favore della Real Arieti. Zanchetta per Saul, Saul per Serpa. Sanna prova ad andare, prova a far correre Tres, si soffre qui alla palla Ferraro, Amilcar, si sposta il pallone sul destro, la parata in due tempi di Micoli. Marcelinho, il tiro, la risposta di Micoli, si risistema la difesa della Real Arieti, Tres prova il tiro, pallone alto sopra la traversa, Marcelinho, pallone per Tres, Scigliano dentro, pallone raccolto per un attimo da Micoli, poi Ghiotti. 11 secondi al termine, Marcelinho, pallone per Tres, spinge ancora Tres, il tiro, Zanchetta prova ad andare, Sciuscia Zanchetta, pallone che finisce fuori di pochissimo, 4 secondi, 3 secondi, pallone raccolto da Tres, arriva adesso la sirena conclusiva della partita, Real Arieti batte Cosenza 3-1, doppietta di Sciuscia Zanchetta, gol di Maluco. Dopo il passo falso contro la Cogianco, il Real Arieti torna a muovere la classifica, sale a quota 6, è il secondo successo in campionato, è il secondo successo su altrettante partite giocate in trasferta. La prossima settimana il Real Arieti tornerà alla Pala Malfatti, dove ospiterà il Montesilvano. Da Mattia Esposito è tutto, un buon proseguimento di serata con i programmi di Real Arieti Channel.tv.